in questo numero di Turismo Magazine. Il Carnevale di Venezia al via tra magia e tradizione. Turisanda compie 100 anni e li festeggia alla BIT. Intesa San Paolo, 10 miliardi per lo sviluppo delle imprese turistiche. Proloco, le Marche protagoniste della tessera del socio 2024 Umpli. È dall'acqua con la festa veneziana che parte il Carnevale di Venezia 2024. Tra fumi colorati, palloncini e coriandoli, dal Canal Grande si è dato il via ufficiale alla grande kermesse dal titolo Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo. Un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane, addobbate e coloratissime, ha solcato la via d'acqua più fotografata al mondo, trasportando la maxi pittoresca Pantegana in cartapesta, che si è aperta tra sfavillanti effetti speciali davanti al ponte di Rialto, sotto gli occhi di migliaia di spettatori. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Noi riusciamo a dimostrare che si può divertire rispettandosi reciprocamente, rispettando la città che è la più bella città del mondo, per cui insomma penso che questo sia un omaggio a tutta l'Italia, a tutto il mondo, far vedere Venezia come sia insomma il totale, il finale. Questo è essere veneziani, chi ama Venezia è veneziano. Il Venice Carnival Street Show ha incantato con spettacoli diffusi di mimi, clown, attori, musicanti, trampolieri, maghi e affabulatori che hanno trasportato grandi e piccini nel mondo dell'arte di strada, della commedia, delle storie fantastiche, dei giochi e della musica. La festa continua tra calli e campi e nei palazzi fino al 13 febbraio. Turisanda spegne 100 candeline, un traguardo che Alpitour World ha scelto di celebrare durante i giorni di BIT Milano, che ogni anno richiama da tutto il mondo realtà e professionisti del settore, come spiega Pierre Ezzaia, direttore generale Tour Operating Alpitour World. Abbiamo voluto proprio far coincidere il centenario, il nostro anniversario, con l'evento della BIT, che è sempre un evento di grande importanza e che richiama molti innamorati del turismo e dei viaggi. Si coniuga la storia con il futuro, perché la storia sono le radici, ma il futuro invece è quello che dobbiamo ancora disegnare e dobbiamo scrivere. Quindi la capacità di Turisanda, l'hanno dimostrato 100 anni, è stata quella di sapersi adeguare al cambiamento dei costumi, dei bisogni, delle abitudini dei consumatori. L'evento si terrà il 5 febbraio presso l'Allianz Mico e sarà l'occasione per festeggiare Turisanda 1924, ma soprattutto per guardare al futuro. Tra i partner di eccezione, Welcome Travel Group, parte di Alpitour World, e Saudi Tourism Authority, l'ente per la promozione del turismo in Arabia Saudita. Realizzeremo un catalogo che verrà proprio presentato durante la BIT, che è un catalogo che abbiamo chiamato Signature e con un sottotitolo Once in a Lifetime, una volta nella vita, perché include dei programmi di viaggio veramente esclusivi che si faranno solo nel 2024, sono delle spedizioni più che dei viaggi. Mi piace citare quella che va da Città del Capo a Mombasa, quella che va da Vancouver a Buenos Aires, fino ad arrivare una da Melbourne che, arrivando nel sud-est asiatico, raggiungerà Delhi. Insomma, sono viaggi veramente molto importanti che si faranno appunto in occasione del centenario, con tante altre sorprese all'interno di questi viaggi che annunceremo più avanti. In un mondo in costante evoluzione, anche il settore del turismo non è però immune agli effetti di due condizionamenti mondiali, l'inflazione e le crisi internazionali. L'inflazione dura peraltro da parecchio tempo e l'economia ci insegna che più dura e più affligge. E poi purtroppo siamo sempre sensibili a eventi che purtroppo interessano spesso il Medio Oriente, ma non solo. E quindi il turismo è molto sensibile a questi fatti. Però è vero anche che c'è una grande voglia di viaggiare, in particolare dopo il Covid, ma era già iniziata prima, e alla fine, con un po' di aggiustamenti o economici per quello che riguarda l'inflazione o geografici per quello che riguarda la crisi medio orientale, però i clienti non rinunciano al viaggio. Accompagnare lo sviluppo delle imprese turistiche attraverso investimenti, strumenti evoluti e iniziative pubbliche. Intesa San Paolo rafforza il proprio impegno in un settore centrale per il nostro paese, puntando assieme a Federalberghi sul rilancio dell'offerta delle strutture ricettive. Se ne è parlato a Firenze in occasione di un incontro alla presenza, tra gli altri, di Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa San Paolo, e Bernabò Bocca, presidente Federalberghi e Fondazione CR Firenze.
Abbiamo già investito moltissimo perché negli ultimi anni abbiamo erogato oltre 8 miliardi ed è il motivo per cui siamo pronti a darne 10 nei prossimi anni. Sicuramente è un settore rilevante, e ha dato una spinta importante alla ripresa nel post-Covid e sicuramente questo è continuato anche nell'anno in corso. Noi vogliamo giocare un ruolo significativo, va elevato il livello, quindi questo è un dato di fatto, se vogliamo che la domanda sia forte e sia internazionale, perché questo è l'altro aspetto rilevante, e quindi va elevato il livello e per questo è fondamentale accompagnare questi investimenti sia dal punto di vista della transizione energetica, perché è il modo per dare anche indipendenza a questo mondo, e dall'altro lato il digitale sicuramente può aiutare. La concorrenza si fa sempre più serrata, quindi gli alberghi italiani hanno sempre più bisogno di investire perché bisogna tenere il passo con la concorrenza internazionale. Io dico sempre che non basta chiamarsi Italia per attirare turismo. Noi sicuramente siamo fortunati perché operiamo nel turismo in una città, in un paese meraviglioso, ma dobbiamo sempre di più investire all'interno delle nostre strutture e Banca Intesa su questo ci è sempre stata vicino e continuerà a starci vicino. È dedicata alle Marche la tessera del socio 2024 dell'UMPLI, l'Unione Nazionale Prolocco d'Italia. Sarà inviata agli oltre 400.000 volontari presenti nel paese, 18.000 nella regione che quest'anno celebra Pesaro Capitale della Cultura. Antonino Laspina, presidente nazionale UMPLI. Un appuntamento importante, un appuntamento che vuole celebrare questa unione dei nostri associati in tutta Italia attraverso questo simbolo che è la nostra tessera associativa, che quest'anno è dedicata alle Marche. Vuole rappresentare anche un anno di iniziative che faremo per sostenere anche la capitale italiana della cultura che è Pesaro, per sostenere tutte le iniziative che verranno fatte, come la giornata dedicata alla festa della musica, come i tanti eventi, le prologhe in festa, le prologhe nei Sibillini, ecco una infinità di momenti che insieme alla nostra tessera saranno il veicolo con cui porteremo i nostri associati a scoprire una regione bellissima e un'organizzazione straordinaria come quella delle prologhe. L'iniziativa è stata presentata nella Sala Nassiria di Palazzo Madama. Antonio De Poli, senatore dell'UDC. La Regione Marche rappresentano una terra straordinaria con più di 18.000 volontari che lavorano nel territorio e che promuovono il territorio. Io credo che siano i migliori ambasciatori delle nostre città, dei nostri piccoli borghi, dei nostri grandi comuni, di tutte le nostre regioni. Marco Silla, presidente di UMPLI Marche. Un sogno che abbiamo inseguito per qualche anno, ci siamo riusciti, è stato un lavoro duro in squadra. Abbiamo fatto qualcosina per promuovere la nostra regione, che sembra un po' nascosta, un po' tranquilla, come i marchigiani sanno fare, sono molto operosi, ma ecco, non sono molto social. Noi quest'anno abbiamo portato il nostro contributo per portare le nostre tradizioni, le nostre esperienze, le nostre bontà in tutte le l'Italia.